di tornare a pensare, che nasce come un rimando, un omaggio a una famosa, forse la più nota poesia di Caproni, che molti di voi conoscerete, che è Il congedo del viaggiatore cerimonioso. Quella è una poesia che conoscerete, ma vi dico proprio due parole, non solo due parole. È una poesia in cui c'è una grande metafora della vita come viaggio, e c'è questa persona che, alla fine del suo viaggio, si congeda in maniera molto tranquilla, molto cerimoniosa, saluta e risaluta tutte queste persone che sono in treno con lui, che sono le persone che ha conosciuto nella sua vita, no? Per cui c'è questo rapporto meraviglioso, intimo con le persone, e c'è questa dimensione calma, stupenda, di commiato alla vita. E allora questa poesia, la prima, ripeto, del libro, che è nato in modo molto più strutturato, questo secondo libro è nato come libro, a differenza del primo, che era una raccolta di tante poesie che avevo scritto in tanti anni. Questo secondo è nato come libro, quindi ha una sua struttura. E allora, Il viaggiatore di Caproni è del 1960, no? Come è noto. E quindi, diciamo, dopo, così, dopo 50-60 anni, come sarebbe quel viaggiatore lì? Come sarebbe oggi? Il viaggiatore di Caproni. È una bella domanda. E allora mi è venuta così, mi è venuta questa poesia che ha un titolo e si chiama Il mancato congedo del viaggiatore frettoloso. Quindi il viaggiatore cerimonioso è diventato frettoloso e il congedo è diventato un mancato congedo. Questo è successo in questi 60 anni, a mio avviso. E siamo ovviamente in un treno, come nel treno di Caproni. Viste dal treno a alta velocità, persino le macchine dell'autostrada sembrano lente. Gli alberi poi schizzano via, che quasi non t'accorgi, come quella finestra sola che ora s'apre nel casolare. Perduti tra i portatili accesi, gli occhi di ciascuno intenti al proprio monitor, mentre scorrono le immagini di fuori, inascoltate. Nemmeno gli sguardi si incrociano più. Ecco, stavi forse per dirmi qualcosa, ma tempo non hai avuto. Già siamo arrivati, scendiamo.